Allora ragazzi, eccoci qua in un nuovo video. In questo video vi farò vedere come sostituire le lampadine del quadrante con quelle nuove, in quanto qui sul quadrante ce ne stanno un po' fulminate. Allora, per smontare il quadrante bisogna rimuovere tutta la parte in plastica e qua sotto c'è una vite Torx e poi va rimossa anche la parte in plastica sopra, questa qui. Spero di riuscire a farvi vedere per bene come si fa, anche se non c'ho il cavalletto per la videocamera. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Allora, come prima cosa dobbiamo cercare pian piano di, aiutandoci con questo attrezzo, di rimuovere questa parte grigio metallizzato. È un lavoro certosino. Ci vuole molta pazienza, però facendolo da voi potete risparmiare tanti bei soldini. All'interno ci sono dei supporti ad incastro che bloccano tutta questa parte qua. Ok, come potete vedere questi sono i fermi. Adesso all'interno, vedete, io adesso l'ho rimosso. Come si può vedere, dovete essere attenti perché dietro c'è questo pulsante qua che è delle quattro frecce. Quindi l'ho tolto. Ok, e poi potete rimuovere l'intero pezzo. Ok, come si vede, i fermi sono praticamente questi qua. Sono dei fermi metallici messi sulla parte in plastica, niente di più semplice. Ok, perfetto. Sì, questo è il sottoquadrante, diciamo, la parte interna. Allora, la vite Torx si dovrebbe trovare lì. Vediamo se riesco a farvela vedere. Allora, la vite è praticamente quella lì, quella in rosso. Adesso la vado a svitare
Così togliamo il quadrante e cambiamo queste benedette lampadine, ok? Ok, questa è la vite Torx, una classica vite Torx con la punta bella pungente. Ok, adesso, una volta fatto questo, dobbiamo pian piano rimuovere la parte in plastica superiore. Ok, allora, sempre con il nostro attrezzo dobbiamo cercare di rimuovere questa parte qua. Allora, ragazzi, per rimuoverlo basta dare dei colpetti qui, piano piano, sempre una volta rimossa le vite. Dobbiamo dare dei colpetti così e alla fine viene via. Ho già che io l'ho tolto, gli do anche una pulita che fa un po' schifo qua dentro. Allora, questo è il quadrante, come si può vedere. Adesso tolgo il parasole così. Allora, la vite Torx si trova qui sopra, l'ho tolta, è questa qua. Una volta tolta, bisogna praticamente, per rimuovere questo, bisogna praticamente alzarlo da sopra. Ok, allora queste sono le lampadine, sono 6, adesso ne svegliamo una. E le andiamo a sostituire. Per sostituirla basta toglierla da qua, ok, ed è una lampadina 12 volt, 12 volt, e poi non si riesce a leggere bene. Comunque,
sono le classiche lampadine che trovate in qualsiasi autoricambi. Per infilarla si avvita. Ok. Allora ragazzi, una volta sostituito tutte e sei le lampadine, svitate, inserite e avvitate, ho provveduto a collegarlo e comunque è sempre la stessa cosa come quando l'ho scollegato. Vado per accendere il quadro e finalmente tutte le luci sono tornate funzionanti. Il quadro è stato ripristinato completamente. Adesso è di giorno e si vede molto bene, sicuramente di sera si vedrà ancora meglio. Allora, una volta sostituite le lampadine, basta ricollegare il cavo come era prima, poi si inseriscono queste due parti bianche a scatto all'interno, così, e poi si va a mettere la vite originale che c'era in precedenza su questa. Ok, una volta inserita la vite, io ho pure pulito qua perché faceva schifo, bisogna riposizionare questo qua. Solo che prima di riposizionarlo adesso gli do una pulita. Allora, una volta ripulito, per montarlo dovete far entrare quei tre denti sopra, così, e poi, come al solito, qualche colpetto o uno deciso. Ok, perfetto, è entrato. Poi qua sotto ci va rimessa la vite se volete, o altrimenti potete lasciarlo anche così, se in futuro magari dovete sostituire di nuovo le luci non c'è bisogno che smontate di nuovo tutto sto ambaradan, quindi io non gliela metto la vite, lo lascio così. Allora, prima di rimontare il quadrante, c'è il quadrante, la parte in plastica sotto al quadrante, va collegato lo spinotto delle quattro frecce e poi bisogna verificare se ci sono tutti i fermi. In caso ne manca qualcuno, o lo trovate o lo acquistate. Allora, andiamo a inserire questo come era in precedenza. Ok, poi per rimetterlo come era prima, soliti colpetti.
Ok, e l'abbiamo messo come era prima. Perfetto. Ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, fatemelo sapere sotto lasciando un mi piace. Se volete potete commentare e iscrivervi anche al canale per i prossimi video. Io vi saluto e un abbraccio dal vostro Johnny Black. A presto.